Lo Sporting Bellinzago è incredibilmente primo in classifica da solo nel campionato di Serie D dopo 4 giornate a punteggio pieno. Anche contro il Lerdona la squadra di Cutting non si è fermata. Il gol vittoria di Mazzini al 42esimo della ripresa di testa. Una partita che sembrava destinata allo 0-0 nel primo tempo. Parte meglio la formazione ospite che dopo 3 minuti sfiora il gol del vantaggio, ma Gilardi è attento su Baudinelli. Al primo affondo lo Sporting sfiora il vantaggio. Al 13esimo un rimpallo favorisce Mazzini che serve Massaro, bravissimo a girarsi in un secondo. Il suo tiro dai 20 metri sfiora il palo alla sinistra di Ferraroni. Al 34esimo ancora Massaro se ne va in progressione, ma la sua conclusione è ribattuta in angolo dalla schiena di un avversario. Al 48esimo in pieno recupero grande chance per Rebecchi che da ottima posizione però non inquadra lo specchio della porta. Il secondo tempo non vive di emozioni, c'è solo al 13esimo una chance per Ghidini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La conclusione del numero 6 dello Sporting che aveva segnato mercoledì a Borgosesi a termina alta. Poi più nulla fino al 42esimo, Rebecchi grande sventola di sinistra dai 25 metri, Ferraroni ci mette i pugni, sulla ribattuta arriva Mazzini che di testa fa 1-0 e regala come detto il primato solitario allo Sporting.